Caffè 24, Radio Genius e FIASP presentano Podismo Informato. Ben ritrovati amici ascoltatori e telespettatori a Podismo Informato, l'appuntamento che va in onda, lo ricordiamo, in contemporanea sia su Caffè TV 24 che su Radio Genius. E allora subito a contattare quello che praticamente è il portavoce ufficiale della FIASP, e lo saluto subito. Allora Andrea Gusella, ben ritrovato. Buon pomeriggio Massimo e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Caffè 24, di Caffè 24 e di Radio Genius. Senti, giusto per ritornare sul nostro appuntamento, no? Il Podismo Informato, sicuramente ci sono molte informazioni da dare anche quest'oggi. Sì, sicuramente oggi abbiamo molte informazioni da dare, anche perché il Comitato FIASP di Padova reinizia ufficialmente le proprie attività con le manifestazioni domenicali, per cui c'è molta carne al fuoco, ci sono ancora molti amici in giro per l'Italia in ferie, ma abbiamo ancora delle belle iniziative proposte anche dai nostri vicini di casa, delle province limitrofe, con delle belle manifestazioni e quindi delle belle alternative da offrire alla popolazione. Ecco, andiamo subito quindi ad elencare le prime più interessanti. Ma io ricorderei subito che questa sera c'è un appuntamento importante per chi ci sta ascoltando oggi mercoledì a Turi di Montegrotto con il ritrovo della Tartaran, la manifestazione, l'allenamento diciamo così settimanale per chi si sta avvicinando alla pratica dello sport sui colli. Che sta avendo anche un buon successo di presenza, o sbaglio? Sta avendo un buon successo, sta proponendo dei percorsi molto, molto belli, gli amici dei turisti Aviside di Montegrotto si stanno avvicinando alla loro manifestazione del 6 di settembre e lo stanno facendo proprio proponendo questi appuntamenti di preparazione, percorsi bellissimi all'interno di quella che è l'area a ridosso del Montegrotto e di Turri stessa, quindi molto molto bella. Ritrovo alle ore 19, partenza alle 19.30 dalla Piazza Libertà di Turri. E poi? Poi domani, ricordiamo, Summer Run a Limena, c'è cioè ritrovo al Parco del Donatore alle ore 20 e con partenza alle 20.30 di questo allenamento che è un classico del podismo estivo padovano da 3 anni a questa parte. Poi cominciamo a parlare invece di manifestazioni vere e proprie, dopo gli allenamenti collettivi passiamo invece a parlare già di sabato. Abbiamo un appuntamento in provincia di Treviso, molto vicino per noi, che comunque è a Casa Corba di Vedelago, con la 20ª passeggiata ecologica tra le risorgive del Sile, una manifestazione che propone percorsi di 6-11 km con partenza alle ore 18 da Piazza della Costituzione a Casa Corba. Ricordiamo poi che Vedelago è effettivamente una sorta di filo diretto con Padova, lo ha sempre avuto, no? Sì, ricordiamo che Vedelago storicamente è stata la partenza della maratona del Santo per 5 anni ed è un legame anche molto stretto tra due province molto vicine che condividono buona parte della passione. Bene, poi? Poi, ecco, noi finalmente ritorniamo domenica mattina, domenica 30 agosto, con partenza da Casale di Scodosia ed arriva a Montagnana, si terrà la 4ª edizione dell'Homme de Mer. Vogliamo spiegare un po' ai nostri telespettatori e ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, perché mi pare qualcosa di particolare, no? Sì, l'Homme de Mer è un unconventional triathlon, cioè ovvero un triathlon proprio non convenzionale che viene proposto dagli amici del gruppo Corri le Mura di Montagnana ed ha la caratteristica di essere un triathlon goliardico, se lo vogliamo dire così. E propone, diciamo così, 3 prove, sono 250 metri in moto, 15 km ciclistica e una 5 km podistica che porteranno ad arrivare in piazza Montagnana. La manifestazione è a numero chiuso, sono previsti soltanto 350 partecipanti e dobbiamo anche dire che praticamente dopo 2 giorni dall'apertura di iscrizioni c'era già il tutto esaurito. Però obbligo del baffo per i partecipanti, la bicicletta sono da competizione garantite, ovvero devono essere delle biciclette di tipo storico e certificate da un'apposita commissione. E c'è da divertirsi, io mi auguro veramente di vedere molta gente ad assistere più che a viverla, è davvero un'emozione. Insomma, diciamo che gli atleti hanno bisogno di sostegno lungo il percorso, giusto? Sì, saranno sostenuti lungo il percorso anche da una prova un po' particolare che è fuori un po' dagli schemi, che è quella che per acquisire dei bonus dovranno farsi fuori una lattina di birra. Auguri! Auguri. Quindi sono raccomandati effettivamente di essere accompagnati da qualcuno, perché il rientro si presenterà magari molto difficile per loro. E poi?
Poi invece torniamo a quello che è il podismo più classico. In questo caso andiamo alle Porte di Padova, organizzata e proposta all'interno del calendario del Comitato di Venezia, FIRSP. A Camponogara c'è la prima estate run, una manifestazione di 7, 14, 21 km che viene organizzata dal gruppo Dowling Running Team di Dolo. Il ritrovo è fissato alle 7:30 in Piazzetta Unità d'Italia e la partenza è dalle ore 8 alle ore 9. Tradizionalmente si tratta di organizzatori che orbitano molto in quello che è il mondo podistico padovano, per cui di fatto è solo geograficamente una convenzione quella di dire che è del Comitato di Venezia, però diciamo così, molti appassionati conoscono, stimano gli amici organizzatori di Dolo e sono sicuro che molti padovani saranno lì. Bene, ancora? Ancora andiamo a questo punto, ci spostiamo invece a Verona, a San Sebastiano di Cologna Veneta, la 26esima Marcia della Patata. È una manifestazione di 6, 10, 18 km organizzata dall'associazione La Viola. Il ritrovo è fissato per le 7:30, partenza libera dalle ore 8 alle ore 9. Diciamo che quindi ci sono molte iniziative che già riprendono sostanzialmente con questo weekend, e quindi entra nella fase più interessante questa attività, o sbaglio? Ma allora, sicuramente per Padova e Venezia, che sono tradizionalmente diciamo così, delle aree in cui il podismo subisce per effetto della temperatura e della proposta proprio dei paesaggi una sorta di rallentamento durante il periodo estivo, quindi una pausa tra luglio ed agosto. Invece gli amici di Verona e di Vicenza hanno dalla loro la possibilità di proporre percorsi montani e collinari, per cui di fatto per loro la stagione non si è mai fermata, anzi direi che forse tra Vicenza e Verona ultimamente hanno avuto il clou delle attività. Bene, devo dire che quindi c'è molto interesse e partecipazione, soprattutto sempre a queste manifestazioni che portano colore, che portano sicuramente anche gioia e aggregazione dove si disputa appunto questo tipo di manifestazioni, sbaglio? No, 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 non sbaglio assolutamente. Portano la festa all'interno di molti paesi e portano, diciamo così, colore e portano voglia di stare insieme. Quindi noi pensiamo veramente che sia un modo di fare sport sereno, pulito tra amici e prima di tutto è uno sport praticato più che uno sport parlato Senti e si Andrea, apprezza. volevo chiederti qualche altra manifestazione che vuoi segnalare prima che poi il tempo ci scada? Allora, segnalo l'ultima manifestazione per quanto riguarda domenica a Sì, Longare, la 36esima Longare che ricordiamo è in provincia di Vicenza. provincia di Vicenza, Comitato FIASP di Vicenza, la 33esima marcia dei tre paesi, con quattro percorsi di 4, 6, 13, 22 km, organizzata dai podisti Longare, partenza ore 8, 9 e con ritrovo al Palazzetto dello Sport di Longare. Quindi anche qui in questo caso grande partecipazione perché so che i vicentini partecipano allegramente in maniera anche ma abbastanza massiccia a questo tipo di iniziative. Cosa che ti confermo. A questo punto io direi che per quanto riguarda le attività, mi basta ricordare il 2 settembre due appuntamenti che sono a Montegrotto Terme si ripropone, è l'ultima uscita della Tartaran prima della manifestazione organizzata dagli amici turisti, come avevamo detto all'inizio della trasmissione, e invece il 2 settembre ritorna la Paleorun organizzata dal Comitato Provinciale FIASP di Padova e dalle collaborazioni con i donatori di sangue di Ponterotto e gli amici del gruppo podistico Uganeo. Ritrova alle ore 20 presso la sede di Non Solo Sport in via Mazzini a Sarmeola, percorsi di 8 e 4 km per l'inizio di questa che sarà la stagione numero 2 della Paleorun. Sempre puntuale, sempre preciso, stiamo parlando ovviamente di Andrea Gusella di FIASP. Voglio ricordare che questo appuntamento, Podismo informato in contemporanea sia su Caffè TV 24 che su Radio Genius, vi aspetta ogni weekend, un po' prima del weekend, proprio per darvi il calendario di tutte le manifestazioni più importanti o comunque quelle che FIASP vuole segnalare al pubblico partecipante e a quelli che in qualche maniera vogliono avvicinarsi a questo sport, a questa iniziativa. Bene, Andrea, io ti ringrazio davvero, ti aspetto puntuale, spero la prossima settimana in video perché è importante e poi, beh, insomma, buona corsa, no?
Assolutamente, un saluto a tutti e un grazie ancora e ci vediamo nelle strade della provincia e poi appuntamento chiaramente settimana prossima. Come sempre, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana con Podismo informato, camminare, correre e socializzare. A presto! Caffè 24, Radio Genius e FIASP vi hanno presentato Podismo informato.